Io so che Notarianni ti ha querelato, no? L'abbiamo chiamato. Oh sì, direttore di Pisa Reporter, no, è in linea. Notariato. Vediamo, Tommaso Notariano, ci sei? Sì, ci sono. Buonasera. Allora, tu Maurizio vuoi rimanere ancora con noi? Certo. Allora, Notariani, ma perché querelare libero? Perché sono uno che tiene al rispetto della legge. E la Costituzione italiana e alcune leggi dell'ordinamento giuridico italiano fissano dei paletti tra quello che è informazione, tra quello che è satira, tra quello che invece è istigazione all'odio, propaganda di odio, eccetera, eccetera. Tu sei andato a querelare anche, per esempio, Henry De Luca? Cosa ha fatto Henry De Luca? Quando ha detto che sabotare la TAV era nobile? No, io l'ho difeso. Sabotare... No, anzi, no, se hai no. querelato Henry De Luca. No, non l'ho querelato Henry De Luca. Quella era un'opinione, non un insulto. Sabotare, però uno dice sabotare è un verbo nobile, sabotare è nobile, sabotare la TAV, qualcuno l'ha letta come incitazione all'odio. Qualcuno l'ha letta come incitazione all'odio, anche qualcuno ha letto l'articolo, il titolo del giornale come un... aggettivo e non come un insulto. Ognuno è libero di leggere quello che vuole. Io credo che in questo caso si siano violate delle leggi, chiedo a un giudice se mi dà ragione o no. Secondo te, Belpietro? Ma secondo me è abbastanza bizzarro, perché quando ci fu Charlie Hebdo, tutti, che pure, voglio dire, faceva delle vignette molto pesanti, molto insultanti, quelle sì, nei confronti della religione islamica, allora tutti erano Charlie Hebdo. Ma se fa un titolo che non piace a qualcuno, libero, invece allora bisogna punirlo addirittura denunciandolo. Ma che cosa avremmo fatto di così terribile? Sono degli assassini quei signori, sì. Sono islamici. Sì, l'hanno detto loro, non l'abbiamo detto noi. Se avessi fatto assassini islamici, la stessa cosa, sì. Se invece ho dato, perché suscitano ribrezzo in me gli assassini, ho dato a questi signori, ho dato una parola precisa, bastardi, ho detto, perché gli assassini per me sono bastardi. Questo non si deve dire? No. Dispiace dire bastardi? Mi pare che qualcuno in malafede abbia voluto dire un'altra cosa, cioè pensare che io dicessi: ah, ma allora tutti gli islamici. No, perché la lingua italiana ha un significato preciso. Se qualcuno la sa leggere, bene, se non la sa leggere, vabbè, pazienza. Ma questi sono i dati di fatto. No, sono contento di sentire il direttore Sallusti. No, è Belpietro. D'accordo, chiedo scusa davvero, sono in un'altra riunione, quindi sono un po' distratto. Pensare anche lui che il suo giornale possa essere giustamente paragonato a un foglio di satira. Dopodiché la lingua italiana ha non delle ha regole, detto questo. I dizionari hanno delle regole. E... delle regole? Chiederemo sì, la lingua italiana ha delle regole, esiste una cosa che si chiama grammatica. Chiederemo a qualcuno dell'Accademia della Crusca che cosa vuol dire il titolo, qual è il significato reale del titolo che ha. Ma te scusa, perché tu sai che mercoledì i giovani musulmani faranno una manifestazione contro Libero, andrai? No. Okay. E il fatto che i giovani musulmani pensino che sia più importante manifestare contro Libero non fare una manifestazione, per esempio, contro l'ISIS? Perché finora io i giovani musulmani non li ho visti contro l'ISIS. Questa è una cazzata. Io sono stato alla manifestazione che c'è stata 2 giorni fa a Milano ed era pieno di giovani musulmani. C'erano tutte le associazioni dei musulmani. Sì, quindi questa è una cazzata. Ok, va bene. Grazie a Notariani. Grazie a entrambi. Grazie a Notariani e grazie a Belpietro. Buonasera.